Falcone sul Tevere Lian Club via Lungo Tevere dei Mellini 7 per una presentazione importante, quella del romanzo cosmico di Pierpaolo Segneri. E tanti protagonisti di oggi, continuiamo con i volti femminili che andranno ad animare la presentazione. Antonella Alessandro è un'attrice, doppiatrice molto conosciuta, il suo viso ma soprattutto la sua voce, adesso lei ci racconterà perché, non voglio svelare troppo, e quindi cominciamo con una breve storia di Antonella Alessandro e poi parliamo di Pierpaolo Segneri, però prima cominciamo con te. Ciao, grazie per questa opportunità, ciao a tutti. Io, forse volevi sapere, diciamo che la mia voce forse è più conosciuta, a parte la gattara dei Simpson, e anche Selma e Patty, le sorelle delle zie dei Simpson, e poi sono stata la doppiatrice di Samantha Jones di Sex and the City. Quanti avrebbero voluto parlare al telefono con te con quella voce? C'è qualcuno che mi ha chiesto di fare le segreterie, infatti a un certo punto ho detto quasi quasi ne faccio un business, no, poi per qualche amico l'ho fatto, ma insomma è un gioco, ecco, uno scherzo. Però poi ovviamente insomma la tua attività è tanta, cinema, teatro, pubblicità, insomma veramente non ti sei fermata lì, quello è stato semplicemente un modo per, ma poi chiaramente ti sei orientata verso altri fronti e bene hai fatto. Come sei entrata in contatto con Pierpaolo regista? Perché ti spiego, Antonella, Pierpaolo ha fatto di questo libro già una presentazione dove si è concentrato sulla dimensione insegnante. Infatti il libro nella sua prima pagina porta una dedica molto importante, che è quella ai ragazzi che lui ha seguito al liceo, in particolare l'artistico, ma in tutti i suoi studenti, per dirla in vero. Ecco, oggi invece sarà una presentazione che premierà il Pierpaolo regista. Tu hai avuto a che fare con lui? E come no? Dunque, io Pierpaolo in realtà l'ho conosciuto quando aveva intorno ai 20 anni, era ancora studente, già si interessava di teatro e faceva ancora l'assistente alla regia in realtà. In quel periodo io lavoravo, facevo uno spettacolo teatrale con Stefano Reali e Pierpaolo era l'assistente. E poi, essendo, ma non lo dico perché è un mio amico e gli voglio bene, è veramente un ragazzo intelligente e sensibile, e molto, con grande creatività. E quindi ha cominciato a fare regia, ha cominciato a scrivere, poi ama i ragazzi, quindi secondo me l'insegnamento, io trovo che chi ama i ragazzi abbia il dovere di insegnare. E poi contemporaneamente appunto anche lui non si è mai fermato, tutte le sue attività, compresa quella di regista. Tra l'altro tempo fa mi fece leggere un testo e chissà che prima o poi magari non lo faremo insieme. Esatto, e forse anche in che mondo viviamo potrebbe dal web al cartaceo passare poi ad una rappresentazione scenica, chi lo sa, noi lo auguriamo veramente con ogni bene a Pierpaolo e a quelli che saranno i suoi attori ed interpreti. Però una cosa te la devo chiedere a questo punto, tu hai scelto degli estratti da questo romanzo, uno dedito ed incline più all'amore, inteso in senso uomo-donna, ma anche amore universale, amore epico, amore mitologico, e l'altro invece insomma un pochino più legato proprio alla storia dell'umanità. Ecco, in quali passaggi, in quale passaggio ti senti più identificata e più ispirata? Ma io sono rimasta molto colpita soprattutto dal discorso che Pierpaolo fa tra la fantasia e la creatività che danno il motore della vita. Quindi l'amore è il motore di tutto e io questa cosa l'ho sempre pensata. E quando ho letto soprattutto il secondo brano che ho scelto per questa sera, ho trovato esattamente questa sensazione nelle parole di Pierpaolo, come non avrei saputo esprimerle meglio io, sì, assolutamente.
e l'ho scelto per questo. Adesso chiudiamo per un istante la parentesi su Pierpaolo, torniamo ad Antonella Alessandro. Cosa c'è nella tua estate, per esempio? Tanto sudore, come vedete. Quello tutti noi, non solo gli attori, anche giornalisti, direttori, insomma, di televisioni, di web TV e quant'altro. Ma dunque, sto preparando uno spettacolo tutto al femminile, in teatro, però con le voci del doppiaggio italiano, con le voci principali di tutte le attrici che hanno doppiato le protagoniste che noi tutte conosciamo. E non voglio dire altro perché è ancora in fase di organizzazione, però insomma ci tengo molto, ci tengo veramente tanto. Ho preso una pillola che è giusta per incuriosire, ma non dice troppo, va bene? Esatto. Grazie, molto bene.